Vabbè, te te la sei presa, la precedenza. Non mi provocare, non mi provocare. Gigio, stai giù. Anche te, non state giù. Goodbye, motherfucker! Fanculo, vai. Dovesse degenerare, però per ora non c'è nessuna stretta alla movida e le regioni non possono allentare le regole nazionali. Ok, grazie Boris, poi torneremo ad aggiornarci per aggiornare proprio come insomma avevamo già detto ieri, grazie alle conoscenze. Da mangiare, da lavoro e boh, non so. Fai il prosciutto cotto? Troia di merda. Sì? Esagerato. Cioè te lo scrivo, ma guarda quanto costano, se no me lo faccio preparare, Daniel. E poi non mi viene in mente altro al momento. Bene. Non so chi ho adesso. No, non so, guarda quanto costano, se no me lo faccio preparare, Daniel. E poi non mi viene in mente altro al momento. Pim pim cavalin su dal piede del tavolino. Te le frecce ti fanno proprio schifo. Allora Shura, stringa ancora un po', veda lei. Con calma. Tanto io c'ho il codice a teco, vado a lavorare lo stesso, quindi guarda. Ma che bella idea! Ma che bella idea che abbiamo avuto! Sì. No, niente, quello davanti a me che sta sorpassando in una strada stretta, ma va bene. Aia. Tu devi capire che se stai parlando al telefono, non puoi parlare con quelli sulle altre macchine. Ma te cosa vuoi? Ma perché lo fai sempre? Ecco che ne arriva un altro. Comunque. Sì. Sei molto pettegolo, Luca, sopporta. Sopporta, mi sono rotto il cazzo di sopportare. No, ma poi a maggior ragione, se sei al telefono con qualcuno, non è che ti puoi mettere a commentare tutto quello che succede per strada, no?